Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi è un video molto più felice dell'ultimo. L'ultimo video avete visto tutta la mia disperazione per l'abbandono della mia midozza. Però oggi è un giorno felice e in realtà sì, è felice, però ci sono dei punti negativi anche in questo video e che vi andrò a svelare tra poco. Però sostanzialmente è un video molto bello, felice, che esprime gioia, che voglio anche trasmettere a voi. Giustamente non potevo restare senza macchina, non potevo restare senza un progetto da portare avanti, quindi ecco, e oggi vi voglio presentare il mio nuovo progetto. Però dopo la intro. Ci siamo. Oddio, devo girare la fotocamera per farvi vedere la nuova vettura. Cioè, per me è bellissima. Poi voi potreste anche non approvare. Ecco, ci sono stati un po' di commenti in questi giorni anche su Instagram, perché ho postato delle storie anche su Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram se non lo fate, così avrete sempre aggiornamenti H24 su quello che faccio. In realtà non posto molto perché ultimamente non ho molte cose da fare, però questo è quanto. Mi sta facendo male il braccio per reggere la fotocamera. E quindi niente, ecco. Adesso scopriremo insieme la nuova macchina. Molti hanno detto che è una Golf, molti hanno detto che cacchio. Qualcos'altro, un BMW Serie 1, e insomma un po' di macchine che comunque sono della linea tedesca, come vi avevo già precedentemente spoilerato. Quindi ecco ragazzi, non ci avete preso, mi dispiace, anzi no, sono contento che non ci avete preso. Detto questo, siete pronti? Io sinceramente no. Vediamo insieme. Ulala! Eccola, the new carretta BMW Serie 3. Eccolo qui, pronto. È proprio lui, BMW Serie 3. Ve l'avrei voluto presentare in situazioni migliori, per esempio all'esterno, funzionante. Ora arriveremo anche a questo. E è un Serie 3 innanzitutto, E46. Sicuramente tutti l'avete riconosciuto. E quindi niente, questo è quanto. È un BMW Serie 3 E46 328C del 99. Quindi è benzina, classico 6 cilindri, 2008 di cilindrata, 194 cavalli teoricamente. E perché non so minimamente dopo tutti questi anni, sinceramente, se lo andassi a bancare quanti cavalli abbia. Lo sono andato a prendere ad Arezzo, sono contentissimo di questa scelta perché è veramente bello. L'estetica è stupenda, è veramente originale al 100%. È ASI, è addirittura targa oro. Vi faccio vedere un po' la vernice, guardate qua. Cioè, è come praticamente una macchina nuova. Però, a parte esteticamente, diciamo qualche problemino, ovviamente purtroppo essendo una macchina vecchia i problemini non possono mancare. E andiamo a vedere dentro se riesco ad aprire la portiera. E là là, eccoci. Questa portiera, la cerniera mezza rotta, la devo sistemare. Questi sono gli interni, ovviamente è il coupé. Niente, questa è la bellezza di questo veicolo. Internamente ed esternamente sta veramente in ottime condizioni. Quindi ecco, qual è il motivo per il quale vi ho detto che diciamo ha qualche problemino? Ha qualche problemino in quanto purtroppo, cioè purtroppo, quando ho comunque visto l'annuncio eccetera eccetera, ho conosciuto il proprietario e mi ha detto, sono andato a provare la macchina, mi ha detto che aveva qualche problema, anzi in realtà aveva solo un problema, mi ha detto, ora capirete tutto.
mi ha detto che aveva un problema sulla spia motore della macchina. Ogni tanto così casualmente si accende la spia motore, casualmente va via e a volte, cancellando tutti gli errori in centralina, perché lui non ha capito quale sia il problema che scaturisce questa spia motore, e quindi la macchina va in recovery, non va minimamente come dovrebbe andare. E niente, ecco, secondo lui, cancellando l'errore, poi andava a comparire anche dopo un mese, cose del genere. In realtà io ho cancellato l'errore circa 4-5 volte e dopo la semplice riaccensione poi ricompariva la spia motore. E niente, quindi questo era il problema, però ho deciso di acquistare lo stesso perché esternamente sta una bomba, e internamente sta una bomba, di motore pure a livello meccanico ha fatto parecchi lavori l'ex proprietario, quindi alla fine ha abbastanza messa bene a livello meccanico, però ha questo problema che ora ci arriveremo. Inoltre, altra parentesi, purtroppo alzandola sul ponte da alcuni amici miei, escludendo la macchina sul pianale, è perfetta la macchina sul pianale tranne un punto cruciale che io purtroppo non mi sono documentato benissimo prima di acquistare la macchina, me ne sono innamorato subito perché io volevo una E46 e benzina, e in quanto l'M346 secondo me è il serie 3 più bello di sempre, quindi poi arriveremo anche a cosa voglio fare a questa macchina. E quindi niente, me ne sono innamorato, ho detto sti cavoli del problema che ha la macchina, me la compro, me la porto a casa e me la sistemo. Quindi, tornando al discorso di prima, alzandola sul pianale, sul ponte, abbiamo visto un difetto non da poco. Vi anticipo, documentandomi, me l'hanno detto i miei amici che hanno il ponte, che queste macchine soffrono sulla parte posteriore il telaio, che sull'attacco della barra duomi, se non sbaglio, comunque del ponte, si vanno a formare delle crepe, quindi si rompe il telaio e tu sostanzialmente in alcuni casi puoi anche andare a buttare la macchina, perché comunque poi la solidità strutturale del veicolo è compromessa. E quindi ecco, abbiamo visto il problema, provo a farvi vedere qual è il problema. Allora ragazzi, il problema sostanzialmente è questo, lo se riesco a zoomare, vicino all'attacco della barra duomi ci sta tutto questo mastice che continua sotto al rivestimento per il paracalore della marmitta, continua lì sulla sinistra per andare poi verso diciamo più o meno l'ammortizzatore sinistro. E quindi io non vorrei, inoltre qui ci sta tutta una riverniciata sopra il supporto, è verniciato penso anche del supporto del ponte, e sta solo da questo lato, dall'altro lato non c'è, quindi abbiamo visto che sicuramente lì è crepato, gli è stata data una riparazione molto veloce e questo è quanto, quindi ci sta un danno strutturale alla macchina. Quindi ragazzi, ecco, questo è una cosa che purtroppo il vecchio proprietario ammette di non aver mai visto sulla macchina, nonostante il suo meccanico abbia cambiato le sospensioni alla macchina sia davanti che dietro, e ha cambiato anche addirittura il terminale è sportivo, omologato, e insomma, come avete ben visto, quel problema sta proprio lì ed è subito visibile, noi ce ne siamo accorti subito. Quindi ecco, alla fine comunque siamo arrivati a una sorta di accordo, non vi sto a entrare nel dettaglio, e poi andremo a vedere come risolverò in altri video. Quindi niente, gli unici problemi della macchina sono questo danno strutturale al telaio e questo problema elettronico, solo perché in realtà mi porteranno via molti quattrini, però sono lavori che purtroppo devo fare per forza, e la cosa che mi dispiace è che non posso entrare subito a fare delle modifiche alla macchina. Quindi ragazzi, io spero che questa macchina vi piaccia, e se siete realmente appassionati di motori non può non piacervi. E inoltre voglio annunciarvi un po' quello che è questo progetto. Il progetto si chiama
progetto Kerin. Gli ho dato già un nome alla mia macchinina, si chiamerà Kerin. Penso che sia un nome molto appropriato, anche se fa ridere. E niente, ho già comprato parecchie cose. E ho comprato le piastre di rinforzo per il telaio posteriore, per il retrotreno, che andremo a revisionare completamente. L'ex proprietario mi ha dato il volante M3. Vedo se riesco a farvelo vedere, dovrebbe trovarsi qui. Non so sinceramente se sia, eccolo qua, originale o se sia una replica. In più mi ha dato gli specchietti replica M3, quelli sono una replica, che sono quelli un po' a forma di uovo. Ho già comprato, vi faccio vedere, adesso vabbè non la prendo, vi faccio giusto vedere da dentro la macchina. Ho comprato una plancia per andare a mettere un doidin e poter spostare la console dell'aria condizionata sotto. E la Isudar mi ha dato delle strisce per fare un ambiente light che andrò puntualmente a fare, quindi ho già in mente un po' di cosine e in un futuro ovviamente andrò a fare tutta la linea di scarico, tutta l'aspirazione, un po' di modifiche meccaniche, un po' di modifiche estetiche. Questa sinceramente vorrei che diventasse molto simile alla M3, quindi piano piano ci arriveremo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, continuate mi raccomando a supportarmi, spammate il video, mettete mi piace, iscrivetevi se non l'avete fatto, iscrivetevi su Instagram, io vi saluto, ciao a tutti.